Ok, ciao a tutti ragazzi, sono Renzo Influx e siamo qui con Ratchet Clank. E non ricordo bene cosa dobbiamo fare. Abbiamo preso il polizzatore da sto tizio qua. E credo che dobbiamo andare sulla nave nel prossimo pianeta. Per fare, non lo so. Ah, proprio Pokitaro, ah no. Punto interrogativo, vinci i fantastici premi di denaro. Ok, punto interrogativo. Ok, ho letto Tecnomita, quindi potrebbe essere l'ultimo livello. Mi sembra un po' presto, però non mi ricordo una mazza di sto gioco. Ho giocato per PSP anni fa, quindi è quella versione PlayStation 2 per chi non sapesse leggere il titolo perché è analfabeta, c'è scritto lì. Ok, prenotati. Non sembra molto ospitale. Forse hanno inserito coordinate false per depistarci. Aspetta, non lanciarlo, amico. Guarda che roba! È un overcar! Che occhio, amico! Stavo per gettar via la nostra sola speranza su questo pianeta. Che sfigato. Ah, comunque oggi per tutto il giorno ho pensato che avessi tipo le cuffie rotte. E invece in realtà erano semplicemente attaccate male. Quindi mi sono sentito abbastanza scemo in quel momento lì. L'ultima trovata della tecnologia di interdizione da lunga distanza proviene dall'arsenale storico Gadgetron, dotata delle eleganti linee di un'antica balestra e della potenza esplosiva delle migliori armi Gadgetron. La pistola balestra infligge più danni tanto più lontano volano i suoi dadi, cioè quindi più sei lontano e più infliggi danni, il contrario di ciò che dovrebbe essere la realtà. Ok. Ah no, non è l'ultimo livello. Però mi sa che siamo tipo. La musica qui è di Ratchet & Clank, sono sicuro. Ma come posso inclinarmi alla grande? Non sapevo questa cosa. Ah no, è normale che posso inclinarmi. E certo, perché funziona come se fosse l'analogico secondario della PSP in questa fase. Dico il secondo analogico. L'analogico prima. Vabbè, avete capito, spero. Meno male che sulla PS Vita ci sono due analogici, va. Che sulla PSP avere un suono analogico è abbastanza triste come cosa. Anche perché mi chiedo il motivo per cui abbiano optato di mettere un suono analogico, boh. Mi è sembrata una scelta abbastanza scema. Poi io alla fine mi sono goduto tantissimi giochi sopra lo stesso, però un secondo analogico sarebbe stato alquanto apprezzato, diciamo. Infatti la grande novità della PS Vita forse è proprio il secondo analogico. Che poi la PS Vita c'ha degli analogici fantastici, veramente. Cioè non si può premere sopra gli analogici come su PlayStation perché. E infatti. No, cosa? Ma dai, l'ho appena fatto, che palle. Sono proprio un coglione, per far sentire che posso premere gli analogici ho fatto sta stronzata, vabbè. E se lo ammazzassi, aspetta. No, ci metto troppo tempo. Vabbè, comunque è corto, dai. Scusate la mia coglionaggine, ma cioè sono fatto così. Sono coglione proprio dentro, quindi c'è poco da fare a riguardo. Vediamo se adesso posso uscire e non rifare questo. Girati. Alla grande. Ok, qui c'è l'ascensorio. Vediamo un po' se abbiamo delle armi da potenziare. Questo qui ci servirà molto dopo, quindi intanto vale usarlo adesso. E certo, adesso lo provo subito un attimo. Che dovrebbe essere qui, infatti. Scusate, ogni tanto il clic del mouse, me lo devo sentire. No, devo vedere se il nostro amico computer. No, niente, bisogna andare qui. Gadget polarizzatore. Se il nostro amico computer ha effettivamente. Sta registrando quanto tempo ho, eccetera. E certo, bene. Tanto chi se ne frega. It's over 9000. In questo gioco c'è un riferimento adesso. Quindi ve lo mostrerò in futuro. Spacchiamo un po' di cose. Anche un po' di bauli. Mi sa che adesso non vorrei dire, ma potrebbe esserci qualcosa che esce da qui.
Mi ricordo qualcosa del genere, boh. Vediamo un po' cosa fa questo. Butta i bagagli contro il computer che sblocca la porta che fa entrare i nemici. Ah, no, che uccide quasi tutti i nemici. Però da questo posso ucciderlo io. Cosa? È un nemico basso, però morisce subito. Invece ci mette un sacco di tempo. Vuoi schiattare per cortesia? Ho detto per cortesia. Non ho detto. Te lo chiedo gentilmente, non lo fai. Vergognati proprio. La vergogna dentro di te. La morte è su di te. Come dice Riccardo Rovatti. Mitico doppiatore. Che ha fatto Max di Sam e Max, quello vecchio nuovo merda, Majin Buu e anche un sacco di personaggi di Ratchet & Clank, Drake, eccetera. Ma sì, 500, che se ne frega. Minchia, questi qui però invece costano un casino. Però che se ne frega lo stesso, vai, compriamo qualcosina lo stesso. Non ci fa male qualche potenziamento. Ok, siamo in bolletta, siamo proprio al verde, grazie alla mia grande capacità di spesa soldi. Questa parte qui mi ricorda molto un livello di Ratchet & Clank 2, quello dei Tag for Less. Questi qui sono dei bastardi, se ricordo bene. Adesso lancio tutte le cose delle api in giro. Niente, cos'hanno? Perché sono illuminati dalla luce sacra? Magari sono morti tutti, quindi recuperiamo le casse, magari un po' di schino di munizioni per quello delle api, no, dovrei aspettarmi. Ok, questo qui per fare il salto così ci vuole R1 invece che R2, ma vabbè, non è un grave cambiamento, cos'è quell'effetto strano? Vabbè. Ah, è il coso. Giriamo la chiave. Gira la chiave, gira la chiave. La fanno ancora girare la ruota. Mi sa che sta domanda l'ho già fatta anche in un. Che scelta rapida, visto che siamo furbi. Perché noi siamo furbi, no? Mettiamoci le armi, non i gadget. Poi mi servono i gadget e li prenderò poi. Diciamo così, va. Mi sa che l'ho fatto per nulla, però chi se ne frega. Mettiamoci questo qui come gadget, che mi sembra il più utile al momento. Ma poi è tanto comodo che ci siano due cose della sezione rapida. Non potrei metterlo anche qua. È uscito dopo essere anche là dietro questo. O prima. È una bella domanda. Io non mi ricordo se è uscito dopo o prima. C'è la versione PSP, dico. Quella PlayStation 3 sono sicuro. No, PlayStation 2 sono sicuro perché è uscito praticamente in contemporanea con quello della PlayStation 3. E forse anche per quello che l'hanno fatto uscire, probabilmente. Okay, pungetegli il culo, per favore. Quanta gente! E il nostro caro amico delle api non ha fatto un cazzo di nulla. Posso assorbirli? No, eh? Casse da assorbire. Oh, qui ce ne sono. Qui si potenzia anche il canale succhio, anche se penso che non ci sia un tubo per tutto il gioco. Altre casse non mi sembra, quindi giriamoci e uccidiamo i nostri allegri nemici. Ho detto uccidiamo perché non siete morti. Qui c'è un sacco di casse, ci aiuteranno un po'. Ok, visto che siamo più veloci di loro, utilizziamo questa cosa a nostro vantaggio. Yeee! Potenziato il cannone succhio. Questo vuol dire che abbiamo il cannone succhio versione 2. Che non me ne frega un cazzo, dobbiamo uccidere sti tizi. Oh, questa qui noi siamo una bella arma da potenziare. Cosa? Che? No, cioè, non li ho uccisi. Ok, sono riuscito a ucciderli, dai. Forse prima c'era un qualche impedimento, li ho beccati male. Boh. Così, il quantitativo monetario che si ottiene dopo aver ucciso i nemici qui è infinitamente. Come si può dire, infinitamente alto. Vediamo un po' come siamo messi. Ok, 10 minuti. Abbiamo ancora 5 minuti di tempo. Se non mi sfugge il tempo anche stavolta. Dai, proviamoci. Proviamo a non farci sfuggire il tempo almeno una volta. Perché sennò diventa un'abitudine. Che è una bella abitudine perché a me piace registrare, però. Nemici.
Stavolta vi lancio questi e vi state anche zitti. Dai, voglio potenziare quest'arma. Mi servirà un casino verso la fine. Non contro il boss finale, contro. Cioè, giusto contro i nemici che avevamo prima del boss finale. Oh oh. Ok, mi sa che adesso si potenzieranno queste. Vai, proprio sono un grande. Non so, qualcosa. Ma ancora questi nemici? Vabbè, tanto meglio potenziare le armi, ma dove cacchio vengono fuori? Eccoli qua. Ok, dopo questo abbiamo finito le munizioni, tanto meglio perché comunque abbiamo potenziato l'arma praticamente di parecchio. Sono sicuro che il blister tra poco non si vedrà un fico secco. Però vabbè, potenziamolo lo stesso per sicurezza. Olè, ma quanti soldi. Comunque, avete mai giocato al gioco di PlayStation 1 chiamato Terracon? Io ho avuto l'occasione di provarlo in una demo e guarda, è interessante. Non è nulla di particolarmente avvincente. Mi sa che non devo buttare giù quelle casse, vero? Vabbè, è troppo tardi. Cioè, non è nulla di particolarmente avvincente, ma il gameplay era curioso, era insolito per PlayStation 1. Infatti, stavo pensando seriamente di recuperarlo da qualche parte e giocarlo. C'era questo alieno, no? Che, cioè, nel complesso mi ricorda molto di Story of Human, sulla caccia di umani, dipende dalla nazione in cui lo giocate. Solo che quel gioco lì ha doppiato tipo in alieno, non in. In alieno, non in napoletano come la versione PlayStation 3. E non so se è multipiattaforma. So che c'è per PlayStation 3, non so se c'è altre console. Per computer, tipo boh. Sono una mazza io delle multipiattaforma. Io gioco e basta, come è giusto che sia. E questo qui è tipo il capo dei Tecnomiti? Non mi ricordo come si chiama, mi sembra Tecnomiti. Sì, Tecnomiti, sono sicuro. Ma quelle libellule giganti, quelle Sparks giganti. Ne approfitto per salutare Spiro che purtroppo è morto dall'uscita di Skylander. Va, un Bolt gratuito. A me, anche se qui siamo solamente per le skin che noi non useremo. Yeah, le skin che non useremo, gente. Fantastico, proprio. Ecco. Questo qui si aggiunge così. Vabbè, poco male, dai, scalo. Sì, ma era abbastanza ovvio, eh. Non c'era bisogno che tu me lo dicessi. Ok, siamo a 13 minuti, quindi penso che tra poco, 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 2 minuti, interromperò la parte. La parte. Vabbè, la parte. Ok, queste cose qua dei grind sono disgustosamente facili. Io le avrei fatte un pochino più impegnativi. Perché per dire, queste sfide qua nei vari città sono sempre state abbastanza facili all'inizio per poi passare a, non dico difficilissime, ma discretamente impegnative verso la fine. Invece questo qui non è nulla di particolarmente impegnativo. Cioè, per dire, a parte quando sono morto apposta, non sono mai morto in questi cosi. Il che mina il livello di sfida del gioco. Anche se, vabbè, dai, non stiamo lì a cercare il pelo nell'uovo. Anche perché non è un brutto gioco. Per dire, io l'ho giocato su PSP tutto il gioco senza cambiare armatura e in quel caso diventa abbastanza impegnativo. Qui c'è la porta aperta senza che. Ah, è falsamente aperta, non è veramente aperta. Ok, armi da usare, quelle da potenziare. Ok, questo non è potenziabile perché non ho munizioni. Usiamo le api. Esatto, ho detto proprio bene Ratchet. Ok. Punta abilità. Andiamo a vedere un pochino cos'è. Trucchi, abbiamo punto di abilità 1, Clank testa grossa, suppongo. Ah, no, Clank gigante, testa grossa. Clank testa grossa normalmente.
Guarda come si ingrandisce. È diventato Clank di altezza non conta. Eh no, questo è altezza non conta. Clank di quell'altro. Non mi viene in mente. Clank di. Che fatica, non mi viene in mente, ma no. Tutti per uno, ecco, quello per PlayStation 3 è quello che si può giocare in 4 giocatori. Che è stato disgustato, ho detto tutti, odiato, oh mio Dio, non era Ratchet & Clank. Il punto è che quel gioco lì non è stato fatto per essere un classico Ratchet & Clank, è stato fatto per fare qualcosa di nuovo. Però la gente ovviamente non lo capisce e vanno per disgustare ogni cosa. Io sono favorevole alle innovazioni fino a che non sia proprio qualcosa di grave, anche perché comunque quel gioco lì non avrebbe mai sostituito il vero Ratchet & Clank. Cioè, non c'è neanche l'intenzione di fondo nel farlo. No, no, dai. Nah, che palle. Ok, comunque possiamo interrompere qui la parte perché sono passati abbondantemente 15 minuti e io sono passati 16. Vabbè, dai, ci può stare, non è 18 come altre volte. Quindi qui da Flame Fox, alla prossima, ciao.